quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. L'occorrente per la nostra buonissima torta alla ricotta, 1 chilo di ricotta. Naturalmente io sto usando una ricotta di pecora, voi usate quella che vi piace di più, anche di mucca va benissimo, verrà più dolce la torta e meno col sapore di tipico della ricotta. 2 uova intere e un tuorlo, 150 grammi di zucchero. Questo è a piacere, assaggiate il composto, se vi sembra troppo lento in zucchero aggiungetene fino a 200 grammi, va bene, su 1 chilo di ricotta, ad alcuni piace anche più dolce, a me no. Un po' di essenza di vaniglia e 200 grammi di gocce di cioccolato, quindi 100-130 grammi, anche 150, di farina o amido, amido di mais, amido di quello che volete. Io utilizzo la farina, mi trovo benissimo, e ne utilizzerò un 120 grammi. Utilizzerò la planetaria, ma voi potete utilizzare anche le fruste elettriche. All'interno della planetaria metto le 2 uova, e il tuorlo, quindi aggiungo i 150 grammi di zucchero, che sono 7 cucchiai rasi. Alle uova con lo zucchero unisco anche un bel cucchiaio di essenza di vaniglia, ecco qui, vedete, vi dico anche in grammi quant'è, io ho la mano super pulita, quindi mi aiuto, quindi 11 grammi di essenza di vaniglia, se utilizzate questa, se no un cucchiaino di essenza di vaniglia, di quello liquido. Ho una bustina di vanillina, ho una bacca di vaniglia. Mettiamo il tutto in planetaria e azioniamo. E poi aumentiamo la velocità e facciamo montare il composto. Una volta rese le uova così bianche e spumose, incorporiamo tutta la ricotta. E con le fruste montiamo il tutto. Inizio a una bassissima velocità e faccio incorporare, man mano aumento. All'interno di un piattino metto la farina, ne ho messi 120 grammi e un pizzichino, proprio un pizzichino di lievito per dolci, mezzo cucchiaino, e mischio bene il tutto. Adesso vado a incorporare questo all'interno della crema di uova e ricotta. Avvio la planetaria a bassissima velocità e cucchiaiata dopo cucchiaiata inserisco la farina. Tra una cucchiaiata e l'altra aspetto che incorpori un po' la polvere. Aggiungo al residuo di farina le gocce di cioccolato, mescolo per bene facendo prendere le gocce dalla farina, questo servirà per non farle precipitare a fondo nella torta, do un bel giro veloce. Rallento e incorporo le gocce con la farina, andando così molto veloce, cucchiaio dopo cucchiaio. Dopo aver incorporato tutto, aumento la velocità. Faccio andare in 20 secondi. Al
saltato il pezzo in cui versavo il composto nella teglietta, mi sa. Va bene, ho usato una teglia da 24 centimetri, una teglia quindi piccolina, per farla venire alta. Se la volete più bassa e più asciutta, usate una teglia larga. Se la volete più alta e più morbida, una teglia più piccola. Io l'ho usata da 24 centimetri, ho versato tutto il contenuto all'interno della mia teglietta e mi accingo a metterla in forno a 180 gradi, forno combinato, quindi ventilato e statico assieme, nella parte mediana del forno per 45-50 minuti, facendo attenzione che non si bruci la superficie e in caso coprendola con un foglio di carta d'alluminio. Il forno, se lo avete solo statico, portatelo a 190 gradi, stando sempre attenti a non farla bruciare. La torta dovrà risultare cotta all'esterno e morbida all'interno, ma cotta anche all'interno, quindi fate la prova a stecchino. Quando lo stecchino non uscirà pregno di impasto, sarà pronta. Andiamo in forno. Ed eccola qua, voilà, guardate che bella, una bella crosticina sopra. Adesso la lascio raffreddare qui in teglia, dopodiché la sformo, la metto su un piatto, lei scenderà un pochino al centro perché al centro sicuramente sarà e resterà e deve rimanere più morbida, perché questa è la bontà della torta. La metto poi in un piatto da portata, vi faccio un breve video e le foto e noi ci rivediamo dopo. Ed eccola qua, la nostra tortina bella e pronta. Adesso per guarnirla solo un pochino di zucchero a velo. E voilà, un dolce buonissimo e pronto in pochissimi minuti. Vi lascio alle foto e al taglio della torta.